Grazie Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi. La mia relazione tecnica inizia con un racconto. Inizia con la storia di un uomo per bene, di un marito, di un padre, di un lavoratore, la cui vita una notte è cambiata per sempre. È la storia di un uomo che è stato svegliato da 3 rapinatori. Di un uomo che ha avuto paura per sé, per la propria moglie e per la propria figlia, che dormiva nella stanza accanto alla sua, ma che nella paura ha scelto di difendersi e di difendere la sua famiglia. Un uomo che ha affrontato da solo 3 rapinatori, sparando un colpo di pistola da una pistola legalmente detenuta. Quell'uomo, che abbiamo ascoltato assieme ad altre vittime di reato, ha aperto le audizioni che hanno preceduto il dibattito sul disegno di legge che presentiamo oggi. Quell'uomo è, per la giustizia italiana, oggi un uomo libero, perché dopo quasi 7 anni di sospetti, fra udienze estenuanti, una condanna in primo grado, una assoluzione in appello e un terzo grado in Cassazione, per il tentativo dei parenti dell'aggressore di chiedere il risarcimento del danno, è stato definitivamente assolto, liberato da ogni colpa. Tutto normale, dirà qualcuno, tutto giusto. No, cari colleghi, perché quell'uomo è ancora oggi schiavo degli eventi che ha dovuto sopportare, del costo dei processi, delle minacce, della gogna mediatica e sociale che lui e la sua famiglia hanno subito. Perché dopo aver patito la paura per un'aggressione compiuta da 3 delinquenti, quell'uomo ha dovuto confrontarsi con un avversario inaspettato, lo Stato, il suo Stato, lo stesso Stato che avrebbe dovuto difenderlo, ma che invece lo ha costretto ad affrontare ansie, paure e infine a pagare di tasca propria costi economici pesantissimi per dimostrare la sua innocenza. Tant'è che oggi quell'uomo ha dovuto cambiare vita, ha addirittura dovuto cedere la sua attività. Faceva il tabaccaio, non era, come si dice, un uomo facoltoso. Ha dovuto trasferirsi vicino ai genitori nella campagna della provincia padovana. E sapete perché? Perché ha paura, perché non vuole più rischiare. E non tanto di essere rapinato, quanto di doversi difendere ancora dallo Stato, dal suo stesso Stato. La storia di quest'uomo è la storia di tanti uomini per bene, di uomini che hanno pagato troppo per dimostrare la loro innocenza. È per loro che oggi presentiamo questo disegno di legge, non perché vogliamo più armi, non perché abbiamo nostalgia del Far West. Lo facciamo per rispetto, per dignità, perché quegli uomini non abbiano più paura e perché le vittime di reato non siano più anche vittime dello Stato. Di queste istanze si è fatta portavoce la maggioranza secondo quanto previsto nel contratto di governo. Vi do alcuni passaggi procedurali. La Commissione Giustizia ha avviato nel mese di luglio l'esame congiunto in sede redigente di vari progetti, disegni di legge volti a riformare l'istituto della legittima difesa. La Commissione ha deliberato e svolto un ampio ciclo di audizioni, ascoltando, fra gli altri, rappresentanti di associazioni di vittime dei reati, professori universitari, magistrati e rappresentanti del mondo forense. Anche alla luce del contributo degli auditi, come relatore ho ritenuto di procedere alla predisposizione di un testo unificato che potesse costituire la più completa sintesi delle varie proposte legislative. In seguito alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, l'esame del testo unificato è stato rimesso
dalla sede redigente a quella referente. Il testo quindi è stato esaminato dalla Commissione lo scorso giovedì. Veniamo quindi al merito del provvedimento. Il disegno si compone di 9 articoli. I primi 2 intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa e di eccesso colposo. In particolare, il primo modifica il comma 2 dell'articolo 52 del Codice Penale, precisando che in caso di violazione di domicilio si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e l'offesa. Al domicilio, è opportuno ricordarlo, è equiparato già a legislazione vigente ogni luogo in cui viene esercitata l'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, comma che stabilisce che sia sempre in stato di legittima difesa chi all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati respinge l'intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. L'articolo 2 del disegno di legge interviene poi all'articolo 55 aggiungendovi un ulteriore comma. Comma con cui si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione in pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Fra gli aspetti più rilevanti dell'intervento riformatore vi sono inoltre le modifiche apportate dall'articolo 7 del disegno di legge alla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Come è noto, l'articolo 2044 del Codice Civile prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Tale disposizione, a ben vedere, sebbene rubricata legittima difesa, ha trovato applicazione in riferimento a forme di legittima difesa che potremmo definire civilistiche e quindi anche a vicende che poco hanno a che fare con l'istituto penalistico. A ciò si aggiunga che nella prassi soggetti che hanno agito in stato di legittima difesa e per le cui azioni sono stati assolti in sede penale si sono visti poi condannare in sede civile al risarcimento del danno procurato al loro aggressore o agli aventi diritto di quest'ultimo. Il fatto che la condotta del soggetto aggredito nel proprio domicilio non costituisca reato, in quanto il giudice penale abbia ritenuto sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa, non fa di per sé venire automaticamente meno l'antigiuridicità della stessa sul piano civile. Ciò anche in ragione delle diverse peculiarità, soprattutto sotto il profilo probatorio, che connotano il processo civile e quello penale. Proprio per ovviare a una evidente iniquità abbiamo ritenuto di introdurre il comma secondo all'articolo 2044 del Codice Civile. Il comma specifica che nei casi di legittima difesa domiciliare, di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e nuovo quarto, la mancata rilevanza penale della condotta posta in essere dal soggetto aggredito nel proprio domicilio fa venire meno, sempre e in ogni caso, l'ingiustizia del danno presupposto necessario della risarcibilità civile. A completamento, mi avvio verso la conclusione, sì. A completamento della riforma della legittima difesa abbiamo l'articolo 8 del disegno di legge che introduce una nuova disposizione sulle spese di giustizia. La previsione estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione, proscioglimento, non luogo a procedere per i fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento. In questa proposta abbiamo ovviamente recepito l'emendamento 8.100, recependo il parere della Commissione Bilancio individuando la copertura della disposizione.
No, devo finire. Infine, prolunghiamo di un minuto. Infine, all'articolo 132 bis delle disposizioni di autuazione riconosciamo una corsia preferenziale per gli eventuali processi relativi a delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui al 52, secondo, terzo e quarto comma del 55. Ultima disposizione e ultime disposizioni in particolare all'articolo 5, all'articolo 3 e all'articolo 3 in particolare cosa abbiamo deciso? Prevediamo che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Articolo 6 e articolo 4 prevedono solamente un aumento sulle pene di quei reati. Cari colleghi, rimettiamo al centro i cittadini per bene, difendiamo chi è stato costretto a difendersi, riportiamo lo Stato a fianco delle vittime. Bene, grazie.